Ciao ragazzi, Riccardo Causins Sur Italia e oggi andiamo a fare un Causins News d'assalto perché andiamo a riprendere una vecchia news del 4 aprile 2024 di Warhammer Community, quindi What's Leaving the Warhammer Age of Sigmar Range. Ovviamente con l'arrivo della nuova edizione di The House, tutte le war scroll del gioco e vari libri sono e saranno aggiornati e modificati in base alle nuove meccaniche di gioco presenti in questo nuovo gioco. Ovviamente nell'articolo ci viene subito detto che tutte le miniature Citadel sono pezzi unici, amati sia da chi li produce sia da chi li gioca, ma non tutte ovviamente possono essere supportate all'infinito. Prima o poi, anche col cambio che ci sarà in questo New House, bisognerà ovviamente lasciare indietro determinate miniature e determinate warscroll per fare spazio a quelle nuove. E proprio per questo motivo, visto che usciranno nuovi modelli e nuovi libri, verranno quindi dismessi alcuni eserciti e alcune miniature, quindi parte delle miniature dei vecchi eserciti. E adesso andiamo a vedere proprio quali. Qui abbiamo già una sorta di schermata che ci fa un po' capire quali saranno le tre fazioni più colpite, in particolar modo saranno gli Stormcast, che continueranno a essere presenti, ma con una serie infinita di miniature che non saranno più supportate con regole, e due fazioni che sono i Beastmen e i Bonesplitter che ci salutano, quindi non potranno più essere giocate ufficialmente in house, o perlomeno adesso vi spiegherò meglio. Avremo delle regole che potranno essere usate fino alla Summer 2025, dopodiché passeranno definitivamente a Legends queste due fazioni di gioco e non potranno più essere utilizzate nel gioco competitivo. Questo è appunto quello che ci viene detto. Bonesplitter e Beast of Chaos avranno delle free to download digital Battletomes, però si potranno usare solo fino alla Summer 2025, quindi purtroppo un tempo limitato. Ovviamente poi potrete continuare a giocarle in partite for fun senza assolutamente problemi. Saranno colpite anche tutte quelle bande da guerra inerenti a Warcry e Underworld, soprattutto quelle iniziali, che verranno invece trasferite ufficialmente anche loro in Warhammer Legends. Quindi non ci saranno più tutte queste unità nei vari Battletome che usciranno, ma al massimo avranno delle war scroll scaricabili. Quindi se avete avuto modo di vedere in House 3.0, c'era tutta questa sequela di miniature che, soprattutto nelle war scroll finali, si riferivano alle miniature presenti delle bande di Underworlds e di Warcry, che però effettivamente in pochissimi utilizzavano perché erano quasi sempre poco performanti, che quindi vengono tagliate dal gioco. Quindi qua ci fanno vedere proprio quali sono le miniature e appunto le fazioni che già vi ho detto che verranno tagliate, che non saranno più presenti ufficialmente in House 4.0. Questo articolo ha fatto veramente tantissimo discutere, soprattutto per i giocatori Beastmen e per i giocatori Stormcast e ovviamente anche Bonesplitter. Allora, gli Stormcast Eternal, quindi come detto, dopo l'uscita della nuova edizione sarà in download gratuito un tomo con tutte queste war scroll che ci salutano. E come potete vedere sono veramente tantissime queste war scroll, sono forse la fazione che perde più miniature. Ovviamente molto probabilmente saranno quasi tutte sostituite. Quindi la ballista, l'evocator sia sul Dracolines che è quello a piedi, il Sequitors, il Knight Heraldor che è una forse delle miniature che mi piace di più degli Stormcast. A me francamente non piacciono tantissimo, ma questa miniatura mi fa impazzire perché questi scarponi, questa miniatura così massiccia. Insomma, anche il Castellant. Ci salutano tantissime miniature veramente super iconiche. Basta guardare i Liberators, i Judicators, i Paladini, i Prosecutors, che veramente hanno fatto la storia di questa fazione. Ci strizza l'occhio per dire che gli Stormcast saranno una delle fazioni più rivoluzionate di House 4.0. Anche gli Skaven in realtà avranno una serie di miniature che non vedranno più gli aggiornamenti, ma secondo me da giocatore Skaven questa è un'ottima notizia. Infatti verranno sostituite tutte queste miniature che sono in prevalenza miniature della vecchia ottava edizione fantasy o addirittura ancora prima, perché alcune erano in metallo,
I Clenrets, per esempio, li abbiamo già visti, i nuovi Clenrets veramente molto molto belli. Io personalmente non so se comprerò quattro scatole di nuovi Clenrets per sostituire tutti quelli che ho, perché sarebbe un po' una follia. Gli Acoliti erano modelli ancora in ferro, anche la Rattling Gun e la Warp Fire erano tutti modelli in ferro vecchissimi, tutti sostituiti con nuovi modelli in plastica che ce li faranno vedere, ma secondo me saranno veramente molto molto belli. Idem per i Ratti dei Vicoli, per gli Sciami, il Master Molder, l'Arch Warlock, gli Storm Vermin che meritano veramente delle belle miniature, anche i Rattogors ci sta. Per esempio abbiamo già avuto modo di vedere dei nuovi Engineers, che è il Bombardier che è uscito 5-6 anni fa, come è stato rifatto bene, quindi spero veramente che anche tutti questi modelli vengano rifatti come Dio comanda. Anche i G-Sales finalmente avere un set in plastica che costi poco, o anche i Rattogri ci sta alla grande. E cosa molto molto importante, ci dice nell'articolo, e questa è una cosa molto succosa, che nessuno può prevedere quali saranno dopo queste le miniature che subiranno un recasting, solo il grande Ratto Cornuto lo sa. E appunto, quindi ci saranno magari altre miniature che vedranno dei nuovi modelli. Io spero, per esempio, l'abominio di Pozzo Infernale, vedere qualcosa dell'abominio, anche una nuova campana non sarebbe male. Però sono veramente gasato da questo remaker degli Skaven. Come detto, i Bone Splitter sono oramai ai saluti finali. Queste miniature ci lasceranno la produzione di Games Workshop. Avranno, come detto, queste regole Tomy per House 4.0 gratuite, utilizzabili fino al 2025, all'agosto 2025, ma poi anche qui molto probabilmente saranno, immagino, inclusi nei clan Horrook. Tomy effettivamente possono essere anche sostituite con altre miniature già presenti. Come detto, anche gli Slave to Darkness perdono tutte quelle bande di Warcry che avranno queste free rules, ma che non saranno più utilizzabili a lungo andare in house. Come potete vedere, sono proprio tutte le vecchie fazioni di Warcry, come per esempio gli Iron Golem, gli Horn of Ashut, i Corvus, i Cypher, insomma, gli Unmade. I Beasts, gli Untamed Beasts e gli Iron Golem erano i primi due uscite, ma anche tutti gli altri non hanno gran senso proseguire nel supportare queste miniature. In ultima analisi, poi abbiamo le Beast of Chaos che purtroppo ci lasciano definitivamente. Stesso discorso per i Bone Splitter, quindi avranno queste free rules da scaricare fino al 25 e poi ciao ciao. Qua in particolare, però, ci viene detto che i Beastmen avranno un grandissimo ritorno in The Old World, quindi in realtà ci dovremo aspettare nuove miniature e nuove regole molto succose in The Old World. Questo per fortuna ci sta. Era tra l'altro uscito da qualche anno il Beast of Chaos Beastlord, che era una miniatura molto carina. Anche qui ovviamente erano miniature parecchio vecchiotte, però c'erano per esempio il Jabber's Light, che era una miniatura veramente bellissima, anche i Doombull. Peccato, ma ovviamente per tutte queste miniature c'è un last chance to buy, quindi non ve lo fate sfuggire se vi interessano. Attenzione che anche altre miniature di altre fazioni verranno messe in Warhammer Legends, e qua vediamo per esempio il mio Big Boss sul Gigantic Spider. Erano tutte miniature un po' vecchiotte effettivamente. Ripeto, non vi spaventate, se volete usarle for fun le potrete assolutamente usare scaricando le ultime War Scroll che verranno emesse, e poi basta. Niente, questo era tutto quello che avevo da dirvi su questo aggiornamento parecchio succoso su questa tagliata delle miniature delle fazioni per House 4.0. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, se siete d'accordo. Io sono Riccardo, Chaos in Suor Italia, ci vediamo al prossimo Chaos in News.